A Pesaro, il gruppo Aspe Spa, che gestisce 9 farmacie comunali in città e una gabicce mare, allestirà un centro tamponi dedicato agli alunni delle scuole pesaresi. Infatti, grazie al potenziamento del personale dedicato al servizio, nella farmacia di Soria, in via Laurana 1, dal lunedì 31 gennaio si eseguiranno i test antigenici rapidi a tutti gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori. Per prenotare occorre chiamare il numero di telefono 345-09-23163 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Il costo dei tamponi è ridotto a 12 euro per gli alunni fino a 12 anni, mentre per gli altri fino ai 18 non ancora compiuti il prezzo rimane di 8 euro. Abbiamo fatto questa scelta come farmacie comunali di Pesaro di aprire un ulteriore hub tamponale destinato agli studenti perché negli ultimi giorni, col fatto che c'è la DAD a distanza, tante classi, oltre il 35% delle classi sono a casa in quarantena preventiva, insomma, dietro i contagi che ci sono stati da parte degli studenti, con la possibilità di rientrare a scuola dopo 5 giorni, quindi con il tampone T5, le richieste erano tantissime, erano tante le famiglie che ci cercavano per poter venire nelle nostre farmacie a fare il tampone di uscita, insomma, dalla quarantena, e abbiamo deciso di venirgli incontro e anche di cercare di venire incontro alle famiglie anche dal punto di vista economico, calmierando il prezzo, abbassandolo ulteriormente rispetto ai 15 euro previsti. Ancora una volta, ha proseguito il presidente di Aspes, Luca Pieri, le farmacie comunali rafforzano il loro ruolo di primo presidio del sistema sanitario sul territorio, valorizzando la finalità sociale. Pieri ha poi lanciato un appello alla Regione Marche. La regione, la cosa che chiediamo uno è quello di cercare di uniformare sotto il profilo delle prassi che servono per l'uscita dalla scuola, ma anche l'uscita dalla quarantena, con le regioni limitrofe, perché la confusione purtroppo che viene generata è tanta e le risposte che veniamo chiamati a dare molto spesso non competono a noi, che insomma gestiamo le farmacie, ma competono ai vari servizi sanitari regionali, e in più la richiesta anche di poter abbassare ulteriormente il prezzo dei tamponi per i ragazzini dalle elementari fino ai 18 anni, anche qui viene tanta, le famiglie si sentono tra virgolette vessate anche dietro tutti i problemi legati alla pandemia, anche con questo ragionamento dei tamponi, e quindi oltre a quello che riusciamo a fare noi portando il prezzo al limite della gestione sulle nostre farmacie, probabilmente come già avvenuto in altre regioni, sarebbe opportuno che la regione mettesse dei fondi per poter andare ad abbassare ulteriormente il prezzo.